entra in casa di lui con mia madre, che è anche sua madre, da padrona. Hanno tutti buon gioco, signore. Una parte facile tutti contro di me. Ma lei si immagina il figlio, a cui un bel giorno, mentre se ne sta tranquilla a casa, tocchi di vedere arrivare, tutta spavalda, così come la vede, con gli occhi alti, una signorina che gli chiede del padre, a cui ha da dire non so che cosa, e poi la vede ritornare, sempre con la stessa aria, accompagnata da quella piccolina là, e infine trattare il padre, ma chissà perché, in modo molto ambiguo e sbrigativo, chiedendo danaro, con un tono che lascia supporre che lui deve darlo, perché ha tutto l'obbligo di darlo. Ma non ti fatti davvero quest'obbligo, è per tua madre. Che ne so io? Ma dove l'ho veduto io, signore? Quando mai ne ho sentito parlare? Me la vedo comparire un giorno, con lei, con il ragazzo, con la bambina, e mi dicono: oh, sai, è anche tua madre. Riesco a intravedere dei suoi modi. Per qual motivo, così da un giorno all'altro, sono entrato in casa? Signore, quello che io sento, quello che provo, non posso e non voglio esprimerlo. Potrei al massimo confidarlo, e non vorrei neanche a me stesso. Non può dunque dar luogo, come vede, a nessuna azione da parte mia. Mi creda, signore, che io sono un personaggio non realizzato drammaticamente e che sto malissimo. I loro compagni mi lasciano stare. Ma come, scusa, se proprio perché tu sei così. Che ne sai tu come sono io? Quando mai la sei tu una cocchina?